Ariete, avete lavorato troppo in questi anni e è arrivato il momento di fare una pausa e guardare in faccia al vostro futuro. Se c'è qualcosa che non va, è meglio aggiustarla adesso ed avrete un'annata eccezionale anche in amore. Mesi favorevoli, aprile e ottobre. Numeri fortunati 3, 13, 33. Toro. Lavoro, studio, passione e salute sono fattori che non sempre vanno d'accordo. Cercate di privilegiarne uno alla volta, dedicando 3 mesi ciascuno, e sarà un anno eccezionale sotto tutti i punti di vista. Mesi fortunati maggio e novembre. 5, 11, 22 i giorni per iniziare. Gemelli. Basta con le ambiguità. Se volete un anno tranquillo e sereno, è il momento di fare le scelte giuste e magari tagliare i rami secchi. Seguite una nuova linea, anche e soprattutto in amore. Giugno e dicembre da sogno, in particolare il 6, il 12 e il 24. Cancro. È l'anno in cui bisogna premere sull'acceleratore e giungere per primi al traguardo. È arrivato il momento di raccogliere i frutti del duro lavoro fatto per anni e anni, prima che qualcuno lo faccia al vostro posto. Nei mesi di gennaio e giugno, giorni favorevoli 2, 4 e 24. Leone, anno in cui rivoluzionerete la vostra vita. Basta pesi morti, è arrivato il momento di far tirare agli altri il carro e voi sedervi alla guida. Attenzione però a non sbagliare direzione, soprattutto in amore. Mesi propizi luglio e febbraio, numeri da considerare 7, 17 e 23. Vergine, anche per voi è l'anno della svolta. Da quello che deciderete quest'anno dipenderà il resto della vostra vita. Meglio soli che male accompagnati. Prestate attenzione nei mesi di settembre e marzo e nei giorni 9, 19 e 29. Sono molto fortunati. Bilancia. Chi lascia la strada vecchia e prende la nuova sa cosa lascia, ma non sa cosa trova. Ma se Cristoforo Colombo non fosse partito, non avrebbe mai scoperto l'America. Un consiglio. Meglio avventurarsi nei mesi di ottobre e aprile e nei giorni 8, 16 e 23. Scorpione. Date un taglio con la vostra coda al passato, anno nuovo, vita nuova. Buttatevi a capofitto verso il futuro, che si prospetta pieno di sorprese positive, soprattutto nei mesi di novembre e maggio e nei giorni 1, 11, 22. Sagittario, penso che un anno così non ritorni mai più, sotto tutti i punti di vista, lavoro, salute e amore, e soldi, tanti soldi. Giocate nei mesi di dicembre e giugno, i numeri 4, 12 e 24. Capricorno, tentate il tutto per tutto, o la va o la spacca. Dopo 100 anni di pecora è arrivato il momento di ruggire. Sarà un anno da leoni, soprattutto nei mesi di gennaio e agosto. Numeri fortunati 1, 15 e 30. Acquario, siete sempre stati con i piedi per terra. Ma questo è l'anno in cui potrete volare, e non solo con la fantasia. Viaggi, amore e nuove avventure vi aspettano all'orizzonte, soprattutto ad agosto e a dicembre, giorni in cui cominciare 2, 6, 18. Pesci, se di solito siete l'ultimo segno dello zodiaco, questo è dei primi ad aprire le danze. Da voi dipendono importanti decisioni, sia per voi che per gli altri. Prendete quelle giuste però, soprattutto in amore, nei mesi fortunati di gennaio e ottobre. Numeri giusti 3, 9, 27.